lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele II a Pescara partiranno nel pieno dei saldi il 24 luglio prossimo e non come proposto dalle associazioni di imprese e dai titolari di attività che avevano chiesto l'avvio dei lavori il prossimo 21 agosto. Una richiesta che non è stata ascoltata dall'amministrazione e così la stagione appare già irreparabilmente danneggiata. I lavori che riqualificano Corso Umberto, Piazza Sacro Cuore vengono appunto concertati. Non vogliamo appunto che disturbano quella fragile economia che oggi è derivante dalle attività commerciali che possono attivare la risposta al turismo in questo modo, visto i periodi di crisi che hanno vissuto. CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti avevano anche proposto un riassetto della viabilità. Ed è di ieri la riunione della commissione presieduta da Armando Foschi. Noi vogliamo ribadire che il cambio anche solo di un senso di via, di una strada, cambia completamente l'economia di quel quartiere. Ma soprattutto noi in questi anni siamo sempre stati propositivi nel proporre anche delle situazioni alternative, ma comunque non veniamo ascoltati. Tra le forme alternative per la mobilità, soprattutto dei mezzi pubblici, c'era la creazione di un anello a senso unico su via Ferrari nella direzione nord-sud e su via Bassani-Pavone in direzione sud-nord. E poi resta la strada Martire, l'hanno definita così la madre peggiore di tutte le prassi, che non ha avuto il collaudo del tecnico che si è dimesso nei giorni scorsi. Vogliamo parlare di Viale Marconi? Lo scempio di Viale Marconi è sotto gli occhi di tutti. Viale Marconi è una strada che è stata completamente distrutta. Non ci sono marciapiedi, non c'è la pista ciclabile per una città che ha vocazione di transizione ecologica. Non ci sono posti per carico e scarico, non ci sono parcheggi. Ci sono rotatorie assolutamente pericolose vicino a passaggi pedonali. Una via distrutta. Questo è un altro scempio del comune di Pescara, un errore fatto che non si vuole recuperare e questa è la cosa tragica.